Ciao a tutti, oggi sono qua per consigliarvi qualche libro e fumetto adatto secondo me all'estate. Direi di partire con il libro che ho al momento in lettura, che secondo me richiama tantissimo l'estate, ovvero Il libro del mare. Questo libro è edito da Iperborea al prezzo di 17,50 euro, se non sbaglio, esatto. E appunto, come recita il titolo, Il libro del mare o come andare a pesca di uno squalo gigante con un piccolo gommone sul vasto mare. La storia parla infatti di due pescatori che vanno appunto alla ricerca dello squalo della Groenlandia, uno degli squali più grandi e misteriosi del mare. In questo viaggio parleranno molto della tradizione della pesca, degli strumenti che venivano utilizzati o che si utilizzano oggi, ma la cosa che a me affascina di più è il parlare degli abitanti del mare, che siano squali, meduse, capodogli, pesci. Qualsiasi cosa, c'è un'analisi non tecnica, però veramente molto approfondita di questi animali, dei piccoli aneddoti, si parla di tante specie diverse. Io, per chi non lo sapesse, ho studiato acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche, quindi sentir parlare così nello specifico di cose che ho studiato e che ho trattato per me è veramente molto affascinante. La maggior parte delle cose le conosco, le so già, però è comunque bello rivederle in questo libro, rinfrescarmi un po' la memoria e poi ci sono alcuni aneddoti che neanche io sapevo, quindi fantastico. Lettura quindi super indicata a chiunque, non c'è un linguaggio super tecnico e specifico, secondo me è un'opera che si adatta benissimo a chiunque, in particolare se amate il mare. Un altro libro che ho concluso da poco e che non posso non consigliarvi è Poirot a Stiles Corps di Agatha Christie. Io ho preso questo libro in scambio su Bookmooch, quindi è un'edizione molto vecchia, ma adesso lo si trova facilmente per la Mondadori da un prezzo fra i 9 e i 10 euro. Questo è il primo romanzo di Agatha Christie su Poirot ed è secondo me l'ideale per cominciare ad approcciarsi a questo personaggio perché ci viene presentato per la prima volta sia fisicamente che nelle sue piccole manie. Il crimine poi in questo romanzo è qualcosa di eccezionale perché è molto originale, ricercato, ingegnoso. È riuscita a sorprendermi nonostante io avessi già visto la trasposizione in serie TV di questo romanzo. Quindi io amo tantissimo il personaggio di Poirot, mi piace molto come scrive Agatha Christie perché ha uno stile di scrittura abbastanza semplice, però allo stesso tempo riesce a descrivere molto bene la società in cui viveva. I suoi romanzi inoltre sono abbastanza brevi, quindi se state cercando un libro da portarvi in valigia in vacanza al mare, assolutamente consigliato, sia che vi piacciono i gialli che meno, perché secondo me Agatha Christie è da leggere. Un altro libro che secondo me potrebbe essere molto adatto all'estate è Milk e Honey di Rupi Kaur. Questa è una raccolta di poesie che è stata tradotta anche in italiano, quindi poi qua sotto in descrizione troverete anche la versione italiana e secondo me è adatta all'estate perché essendo una raccolta di poesie non c'è l'impegno di dover leggere tot per rimanere attaccati alla storia, per poter capire che cosa succede. Potete leggere una poesia qua e là, portarvelo in giro. Diciamo quindi che l'impegno di lettura è pari a zero, però allo stesso tempo leggete qualche cosa comunque di profondo e veramente stupendo, perché nonostante le sue poesie siano per lo più corte, minimali, ci sono poi delle illustrazioni molto semplici che ha sempre fatto l'autrice. Sono poesie che parlano molto di essere donna, dell'affrontare il dolore, l'amore. Se state cercando qualcosa quindi di leggero, ma allo stesso tempo che vi lasci qualche cosa, perché sono poesie che vi rimarranno comunque impresse, che vi ispireranno, che vi daranno forza, questo fa il caso vostro. Per me l'estate è anche il periodo giusto per approcciarsi a una lettura che riguarda tipo il campeggio, l'avventura e quale miglior fumetto se non Lumberjanes? Questa è una serie pubblicata qua in Italia da Bao Publishing, a un prezzo di copertina di 14 euro e al momento dovrebbero essere usciti 4 o 5 volumi. La storia parla di un gruppo di ragazze appunto in un campeggio, però molto speciale perché ci sono degli elementi molto fantastici e surreali. Penso sia una lettura leggera, ma allo stesso tempo importante perché parla tantissimo di amicizia. Le tavole di questo fumetto sono molto colorate, i personaggi secondo me sono ben differenziati fra loro, sono molto diversi, c'è una buona rappresentazione secondo me, quindi
è indicato assolutamente a qualsiasi ragazza o ragazzo in cerca di avventura. Quando penso all'estate penso a Banana Yoshimoto, probabilmente perché ho letto tanti suoi libri durante l'estate e secondo me in generale i suoi romanzi si adattano molto bene a questa stagione. Quindi fra i tanti suoi romanzi che continuo sempre sempre a citarvi, ne ho selezionato uno che ho letto più recentemente che secondo me potrebbe adattarsi bene se non avete letto ancora nulla di quest'autrice, ovvero Il corpo sa tutto. Questa è una raccolta di racconti edita da Feltrinelli, la mia edizione è un po' vecchiotta perché l'ho recuperata usata da Libraccio, ma c'è anche una versione diciamo più nuova. Una serie di racconti secondo me si è adatta molto bene all'estate perché anche in questo caso non avete tanto impegno di dover leggere continuamente per non perdere il filo del discorso, della trama, ma vi leggete magari un racconto qua e là perché appunto non sono collegati a livello di trama, ma semplicemente a livello di tematiche. Anche in questo caso ci sono dei temi molto forti che l'autrice riesce a trattare in maniera non leggera, però non ti appesantisce, riesce a farti riflettere, riesce a parlarti dentro a questo stile veramente molto delicato e introverso che io trovo particolarmente affascinante. Questi racconti hanno per protagonisti dei personaggi che si trovano in un momento di difficoltà e noi vediamo come cercheranno di affrontare questi momenti, che siano di malattia, di viaggio, amore. Quindi è una raccolta, diciamo, variegata e racchiude, secondo me, quelli che sono i tratti fondamentali di questa autrice. Non è estate senza una storia su marinai, navi, pirati e quant'altro, quindi ho voluto includere in questo video anche Il Porto Proibito. Questo fumetto è edito da Bau Publishing a un prezzo di copertina di 27 euro perché si tratta dell'Artist Edition. Questo fumetto è di Teresa Radice e Stefano Turconi ed è una graphic novel delicatissima. I disegni infatti sono a matita, sono spettacolari. È una storia che parla molto di mare perché il protagonista Abel è un naufrago che non ricorda nulla se non il suo nome. Quando viene soccorso da una nave e portato in Inghilterra, comincerà ad indagare, a scoprire chi è realmente. È una storia un po' malinconica e triste che parla molto di vita, amore, di morte, in maniera anche in questo caso molto delicata e poetica. Una storia che mi ha colpito tanto e che non vedo l'ora di rileggere in questa edizione. Io infatti avevo preso in prestito l'edizione vecchia e la cosa magica, secondo me, di questo fumetto è leggerlo con una colonna sonora. Infatti, alla fine del fumetto è presente una lista di canzoni, diciamo, suggerite in tema con la storia. Io avevo creato una playlist su Spotify e l'esperienza è veramente magica perché ci sono queste musiche un po' da marinai, un po' in vecchio stile, che ti fanno entrare ancora più dentro la storia. Un altro libro straconsigliato per l'estate è Il libro dell'estate, appunto, di Tove Jansson, edito da Hyperborea al prezzo di 9,50 euro. Se non sbaglio, adesso dovrebbe essere uscita in una nuova versione. Comunque, questo libro parla di Sofia, una bambina di circa 10 anni, e delle sue avventure durante l'estate su un'isoletta finlandese assieme alla nonna. Ogni capitolo è infatti dedicato a una piccola avventura, un piccolo momento della loro estate insieme, che sia scrivere un trattato sui vermi o semplicemente piantare delle nuove piantine. Insomma, parla molto della loro estate e c'è un fortissimo legame fra nonna e nipote, una cosa che ho trovato veramente molto bella perché anche in questo caso ci si può rivedere tanto. È una storia che potrebbe sembrare leggera, ma che in realtà nasconde tantissime riflessioni sulla vita ed è bello poter vedere appunto queste riflessioni da due punti di vista completamente diversi: una bambina, quindi qualcuno che si sta approcciando adesso alla vita, e una persona invece anziana che ha già vissuto gran parte della sua vita. Inoltre ci sono tantissime descrizioni di questa isoletta finlandese, di ambienti che io non ho mai visitato e che per me è stato veramente molto bello scoprire. I libri poi in cui i protagonisti sono i bambini per me sono i più interessanti perché non hanno filtri, fanno tantissime domande senza alcuna paura e sollevano magari anche delle questioni un po' più delicate ed è bello vedere come gli adulti cercano di rispondere e affrontare queste domande. Un libro veramente molto interessante, straconsigliato. Ultimo, ma non per importanza, un altro fumetto che parla tanto di mare, ovvero La memoria dell'acqua.
acqua. Questo fumetto è di Mathieu René Valérie Vernet, il mio francese è pessimo, però troverete poi gli autori scritti qua sotto in descrizione. Questo è un fumetto edito da Tounoué nella collana Tipitondi e ha un prezzo di copertina di 16,90 €. Marion si è appena trasferita in una casa nuova con la madre, in un'isoletta, quindi a strettissimo contatto con il mare, e esplorando i luoghi, questi ambienti, cercherà di scoprire qualcosa di più sul nonno. Una storia veramente molto delicata, come vedete i disegni sono veramente stupendi e il mare, l'acqua la fa veramente da padrone in questo fumetto. Una storia sì abbastanza sentimentale, in cui secondo me ci possiamo rivedere tutti, ma che ha fortissimi richiami anche con le leggende del mare. Inoltre la protagonista mi ha ricordato molto Lilo, di Lilo e Stitch, e da subito si è creata una sorta di affinità fra noi due, probabilmente anche per il suo essere molto curiosa e voler scoprire le proprie radici. Questi erano quindi i miei consigli di lettura per l'estate. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete già letto qualche libro o fumetto che ho citato e cosa consigliereste voi invece di leggere durante l'estate. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!